Torna ad attualità il grande tema della crisi della magistratura. Dopo il caso Palamara, che ha scoperchiato un sistema consolidato negli anni in seno alla magistratura, oggi è la notizia di intercettazioni da parte della Procura di Trapani, di avvocati mentre parlano con i loro consulenti e di giornalisti. Immediata è stata la reazione degli organi giornalistici. Anche gli avvocati padovani, in esclusiva per Telecittà, esprimono la loro opinione su quanto successo. Abbiamo intervistato il vicepresidente della Camera degli Avvocati Penalisti di Padova, Lorenza Denaro. Sì, allora, purtroppo questi eventi che oggi sono all'onore della cronaca non è la prima volta che accade, che vengano intercettati anche conversazioni degli avvocati con i propri assistiti o, come in questo caso, in alcuni casi con i propri consulenti tecnici. Il fatto è vietato dall'articolo 103 del codice di procedura penale, che vieta l'intercettazione delle conversazioni tra legale e assistito e, in caso ciò avvenga, ne vieta l'utilizzo e anche la trascrizione, l'articolo che è stato palesemente violato nel caso di specie. Qual è la ratio? Ovviamente garantire il diritto di difesa, la riservatezza della linea difensiva e la tutela del rapporto cliente-avvocato, che deve essere il più tutelato possibile. Questo fatto è gravissimo. Bene ha fatto, ad avviso mio e anche della Camera Penale che rappresento, il ministro Cartabia a azionarsi immediatamente per poter controllare cosa sta succedendo. Abbiamo visto recentemente il caso Palamara e poi tanti altri casi nel corso degli ultimi anni che hanno investito la magistratura. Cosa sta succedendo in seno alla magistratura? Ed è urgente, secondo lei, una riforma della magistratura come da tanti auspicata? La magistratura sta affrontando una profonda crisi e questa profonda crisi rende urgentissima una riforma della magistratura, rende, ad avviso mio, urgente la necessità che vi sia una valutazione anche dei magistrati, una valutazione seria, precisa e puntuale, non come quella attuale, che comunque vede un 95% delle valutazioni dei magistrati positivi, a prescindere dall'effettiva correttezza o dall'effettivo controllo del loro operato. Ecco, chiudiamo con una domanda su un altro tema che tiene caldo il dibattito politico in questi giorni, il tema della prescrizione. Ecco, c'è stata questa di fatto abolizione del tema della prescrizione, ne parlava a Telecittà con noi anche il presidente della Camera Penale Veneziana, Renzo Fogliatta, e anche lui auspicava una modifica di questa di fatto abrogazione. Ecco, perché è importante che la prescrizione venga in qualche maniera reintrodotta e qual è la funzione della prescrizione nei diritti umani delle persone? Allora, la prescrizione è fondamentale perché, se è innegabile che i processi in Italia durino troppo, farli durare in eterno non è la soluzione. La soluzione è operare in altri sensi, rendere più appetibili dei riti alternativi, delle definizioni veloci dei processi, piuttosto che abolire la prescrizione, con la conseguenza che una persona, che sia imputata o che sia persona offesa, vedrà il suo processo potenzialmente durare per tutta la sua vita, per anni e anni. Questo è inumano sia per l'imputato, che si vede sottoposto a un procedimento a tempo indefinito con una violazione dei suoi diritti, ma anche per la persona offesa. Quindi è necessario intervenire sicuramente per abbreviare i tempi del processo, ma assolutamente la prescrizione è un presidio dei diritti umani di tutti i partecipanti al processo.